È il simbolo di ritardi e di degrado. Parliamo della chiesa di Sant'Agostino alla Zecca, nel centro storico di Napoli, chiusa praticamente da 30 anni. Alcuni lavori di restauro, poi tutto fermo. I soldi ci sono almeno per ristrutturare la facciata, ma la soprintendenza non ha ancora dato il via al bando per l'appalto, per la gara. Andiamo a vedere com'è la situazione con Antonella Maffei. Naturalmente ci avete allertato voi. Ecco gli affreschi di Giacinto Diano. Siamo nella chiesa di Sant'Agostino alla Zecca, nel cuore di Napoli. Una chiesa, una struttura angioina riedificata tra il 6 e il 700. Una chiesa che negli anni 80, all'indomani del terremoto, è stata chiusa e da 30 anni non è riaperta al pubblico. Moltissimi gli interventi, anche i comitati civici che si sono mossi per farla riaprire. Noi abbiamo avuto una segnalazione e appunto con Paolo Serpone andiamo a vedere di cosa si tratta. Il fatto che questa chiesa, insieme a moltissime altre chiese che sono presenti nel centro storico napoletano, sono chiuse per vari motivi, alcune chiuse dal terremoto del 1980, siamo nel 2010, sono passati 30 anni da quella data, altre sono chiuse perché non c'è gestione di queste chiese. 30 anni la chiesa chiusa e quasi 10 miliardi di vecchie lire spese. Che cosa rispondiamo al nostro interlocutore? L'ultimo finanziamento stanziato dalla Presidenza del Consiglio, fortemente voluto dalla Cardinale di Napoli, di 1.600.000 è sufficiente a completare i lavori all'interno della chiesa, alla facciata con stucchi pericolanti, al sagrato. Ciò consentirà nel giro di un anno alla riapertura del monumento. E poi bisogna avere la gestione. La gestione è un fatto molto importante, è collegata ai restauri. Il buon successo di un restauro è collegato ad una gestione e a una destinazione d'uso compatibile con il monumento. Perché gli agostiniani qui non ci sono più, quindi chi verrà? Tutti gli enti dovranno concordare una destinazione d'uso compatibile all'importanza e alla grandezza del monumento.